buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Giovanni Specchia, uno dei protagonisti in Fossano Acqui 4-1. Il tuo ingresso in campo ha dato sicuramente velocità alla manovra, forse non ti aspettavi di entrare magari così presto, però sicuramente è servito molto il tuo aiuto. Un 4-1 importante, netto, contro una rivale di fatto per la zona playoff. Che partita è stata oggi? È stata una partita sicuramente complicata, perché comunque loro un'ottima squadra. Sì, non mi aspettavo di entrare così con l'infortunio di De Benedetti, mister comunque diciamo che è stato abbastanza costretto, ma lo ringrazio comunque per l'opportunità. Io do sempre il massimo, come fanno tutti i miei compagni, giorno dopo giorno, sia in allenamento che partita dopo partita, e i frutti si stanno iniziando a vedere. Esatto, tra l'altro dopo un inizio di stagione un po' altalenante, soprattutto come risultati, adesso stanno arrivando tante vittorie, tanti punti, i gol anche, perché all'inizio con Mister Merlo si vinceva di misura. Ti chiedo, questo innesto con Merlo ha funzionato? Sì, diciamo che stiamo iniziando a conoscerci meglio, soprattutto noi. Mister ci sta dando una mano in questo e... come ho detto prima, i risultati si stanno iniziando a vedere, magari cioè è importante anche soprattutto vincere, cioè si vince 1-0, 2-0, comunque l'importante è portare a casa i 3 punti, poi se si fanno 4, 5, 6 gol, meglio per noi, però l'importante è portare a casa i 3 punti, come abbiamo fatto oggi. Assolutamente, tra l'altro ti chiedo ancora questo, in concomitanza con alcuni risultati di scorsa settimana e questa settimana il Fossano adesso è lì, ha rialzato la china, ti chiedo che campionato ti aspetti adesso, ci sono due partite molto interessanti, prima Centallo a casa loro e poi qualcuno. Noi abbiamo sempre il solito obiettivo, quello che abbiamo avuto da inizio anno, ora ci aspettano due belle partite come... con squadre abbastanza toste come comunque Acqui, e cercheremo di affrontarle come abbiamo affrontato oggi. Noi siamo una squadra comunque compatta e lavoriamo, come ho detto prima, giorno dopo giorno duramente, soprattutto in allenamento. Poi ci sono anche magari degli acciacchi in qualcuno di noi, però tutti danno il massimo da chi gioca e chi non gioca, e soprattutto la vittoria di oggi è per quelli che stanno fuori, siccome ce ne sono tanti. L'arma vincente per il Fossano? La compattezza, siamo tanto compatti, lo dimostriamo anche in allenamento. Grazie mille. Grazie a voi.